Tra la fine degli anni 90 e 2000, un lago di sangue bagnerà il Kansas. L'autore fu John Edward Robinson, soprannominato The Internet First Serial Killer, il primo serial killer di Internet. Cercava le sue vittime attraverso le chat. Questo video è in collaborazione con Il Terzo Occhio, che si occuperà della biografia di questo assassino. Troverete in descrizione il link al suo canale. John Edward Robinson nasce nel 1943 in un sobborgo di Chicago. I suoi genitori sono Henry, alcolizzato e violento, e Alberta, donna dal carattere autoritario e repressivo. Fin da bambino, John mette in mostra una straordinaria capacità di mascherare i propri istinti più bassi dietro una maschera di mitezza e laboriosità. Uno degli episodi più celebri della sua infanzia risale al 1957, quando John, che è uno scout, guida un gruppo di Eagle Scouts al Palladium di Londra, alla presenza della regina Elisabetta II, e nella stessa occasione John ha modo di incontrare anche l'attrice Judy Garland. Il suo percorso di istruzione è frammentario e incompleto. Dapprima entra nel seminario preparatorio Quigley, destinato alla formazione del clero, ma successivamente sceglie di frequentare il Morton Junior College, destinato alla formazione medica. Comunque, prima di ottenere il titolo di studio, lo abbandona. Nel 1964 si stabilisce a Kansas City, dove conosce e sposa Nancy Jo Lynch, dalla quale nel corso degli anni avrà quattro figli. Riesce a trovare lavoro in un ospedale come tecnico di radiologia. Il problema è che ci riesce esibendo un curriculum completamente fasullo. Poco dopo, proprio a causa della sua mancanza di competenza, viene licenziato. Non passa molto tempo e Robinson, sempre grazie al proprio curriculum falsificato, trova lavoro presso il dottor Wallace Graham, celebre per essere stato il medico personale del presidente Truman. Il comportamento di Robinson, però, anche in questo caso, è pessimo. È incompetente, intrattiene relazioni sessuali con pazienti e colleghe, sottrae denaro dai fondi dell'attività. Proprio un'indagine sugli ammanchi porta Robinson alla condanna per appropriazione indebita. La pena è di 3 anni di libertà vigilata. Robinson si sottrae alla pena fuggendo a Chicago, dove viene assunto da una compagnia di assicurazioni. Poi viene di nuovo coinvolto in una truffa e condannato. E rispedito a Kansas City, dove la sua pena della libertà vigilata viene estesa. Negli anni successivi svolge diversi lavori, ma soprattutto attua numerose truffe. Ad esempio, propone un affare fasullo sulle colture idroponiche a un suo amico, che investe nell'affare 25.000 dollari. Robinson gli aveva promesso guadagni facili e veloci, sfruttando le difficoltà economiche in cui si trovava il suo amico a causa di costose cure che doveva pagare alla moglie, gravemente malata. Un'altra truffa celebre nella quale è stato coinvolto ci permette di mettere in mostra uno dei principali tratti della sua personalità, ossia la sua grandissima vanità che lui cerca di solleticare in tutti i modi, anche attraverso la truffa. Come nel caso in cui scrive delle lettere, ovviamente finte, a nome di importanti personaggi della politica, come ad esempio il sindaco di Kansas City, e queste lettere lodano la sua filantropia. Grazie a queste lettere contraffatte, Robinson riesce a diventare il direttore di un'organizzazione di beneficenza, che era una sua grande aspirazione. Tuttavia, dopo qualche settimana, la truffa viene scoperta, con il risultato che la moglie di Robinson si vergogna di mostrarsi in pubblico e i figli vengono derisi a scuola. Invece Robinson regge benissimo il colpo, non mostrando apparentemente nessuna conseguenza dal punto di vista emotivo. Questi eventi ci permettono di comprendere la personalità di Robinson, astuto, manipolatore, privo di scrupoli, caratteristiche che ne faranno uno degli assassini seriali più crudeli e subdoli di sempre. John era un uomo estremamente intelligente. Riusciva sempre a cavarsela, convincendo tutti della sua redenzione. Nessuno era al corrente del demone che albergava il suo corpo. Nel 1984 Paula Godfrey, una diciannovenne assunta nella compagnia di Edwards come rappresentante, sarebbe dovuta volare per il Texas per fare un corso di specializzazione, ma scomparve. Di lei non ci furono più notizie.
I genitori ricevettero una falsa lettera in cui Paola diceva di stare bene. Le autorità non indagarono sulla sparizione dato che era maggiorenne e la lettera fu considerata come prova. La carriera criminale di John si espanse, assumendo uno sfondo sempre più delirante. Desideroso di regalare un figlio a suo fratello, che non riusciva a procreare con sua moglie, cercò ardentemente delle giovani madri single promettendo loro lavoro. Si presentò Lisa Stasi, una ragazza giovane con una bambina. Di lei non si seppe più nulla, come la precedente Paola. Scomparve. La figlia fu data in adozione al fratello John, il quale raccontò che la madre si era suicidata e la bimba rimase orfana. Ma anni dopo emersero dettagli ancora più macabri. Con lo stesso metodo della prima, John inviava lettere alla madre di Lisa, rassicurandola che stava bene, ma che non voleva più avere niente a che fare con la famiglia. Ciò che rese famoso John, come vi ho detto a inizio video, è che fu il primo serial killer che usava internet per cercare le proprie vittime. Con l'username di Slave Master, John iniziò a navigare nelle chat cercando di trovare donne interessate al bondage, BDSM. Si presentava come un uomo ricco, determinato ed esperto in ciò che cercava. Trovò Sheila Faith, madre disabile con figlia sedicenne. Stregate dai modi di fare di John, si presentarono nella sua fattoria. Anche loro scomparvero, e ai familiari furono recapitate lettere cui era scritto che stavano bene e non volevano avere più rapporti con la famiglia. Stessa sorte accade ad altre donne. Isabella Ljuvica, convinta a firmare un contratto di schiavitù, poi uccisa. L'ultima vittima fu Suzette Truten, anche lei adescata e uccisa come le altre. Divenne la schiava sessuale di John, ma dopo un po' di tempo sentì la mancanza della sua famiglia. Era stanca delle bugie del suo aguzzino. Quando l'insistenza divenne un problema, John la uccise e recapitò diversi messaggi alla famiglia, ma questa volta non funzionò, perché la famiglia di Suzette era sospettosa e leggendo le mail ricevute sapeva che non erano scritte dalla ragazza. L'FBI seguiva John di ogni movimento finché dopo un tentativo di stupro verso una minorenne fu arrestato il 2 giugno 2000 alle 10:15. Col passare degli anni, Robinson occulta i propri crimini con sempre minore attenzione, di conseguenza viene sempre più spesso sospettato dalla polizia nei casi di persone scomparse. La situazione precipita quando, durante un'indagine sul suo conto, gli inquirenti perquisiscono la sua fattoria in Kansas e trovano due barili contenenti altrettanti cadaveri. Perquisendo due garage di Robinson in Missouri, trovano tre barili contenenti altrettanti cadaveri. Così Robinson viene processato in Kansas. Il processo è lungo e viene molto seguito dal pubblico americano, probabilmente in virtù della crudeltà di Robinson e della sua abilità nello sfruttare il mezzo informatico per i propri crimini. Viene processato per numerosi capi di imputazione e per tutti il verdetto è di colpevolezza, tra le pene comminategli un ergastolo e una pena di morte. Per quel che riguarda il processo in Missouri, il team legale di Robinson è molto preoccupato, perché in Missouri la pena di morte viene applicata con molto maggior rigore rispetto al Kansas, ed è per questo motivo che il team di Robinson cerca un accordo con il procuratore del Missouri, Chris Koster. John fu accusato di pluriomicidio e anche di sottrazione di minore, ovvero la piccola Tiffany Stasi. Il processo si concluse con la condanna a morte di John Edward Robinson, che sta ancora attendendo la sua ora.